sento sul banco degli imputati. È normale che la prima persona che paga è un direttore sportivo. Per quanto riguarda, è chiaro che noi fino al girone di andata eravamo a 4 punti, poi dopo, insomma, con lo staff, con la proprietà, abbiamo visto che ci voleva qualche pedina importante, mi sembra che sia stata presa. E purtroppo invece che migliorare, probabilmente nel calcio succede, ma non sono scusanti, ci sono a volte dei giocatori, chiedo scusa che porto degli appunti, ma quando sono arrivati dei grandi campioni, è vero che siamo a livelli, ma io mi ricordo qualcuno come Zidane, come Platini, come giocatore ha bisogno di tempo, è chiaro che la piazza ha perfettamente ragione, perché si trovano come noi sul banco delle illusioni. Però questo non deve demotivare, perché noi abbiamo, ripeto, che oggi è difficile, perché non dimentichiamoci, qui tocco un altro ruolo, abbiamo un progetto che è stato fatto negli 3 anni, è un progetto calcistico, un progetto organizzativo e quant'altro. Chiaro che siamo amareggiati, questo senza ombra di dubbio, ma guardi, penso che è una squadra che a livello individuale ha dei nomi importanti e di giocatori importanti. Probabilmente è la testa che in questo momento, in queste 6 partite, non riusciamo a compattare, come ha detto il collega prima, persona molto stimata, e deve essere una famiglia dove crediamo in quello che facciamo. Oggi siamo veramente, sì, noi tutti amareggiati per quello che abbiamo visto, perché non si può avere questo atteggiamento, questo senz'altro. Si è rotto qualcosa all'interno dello spogliatoio, visto che ha fatto riferimento alla famiglia, magari forse... Ma no, guardi, non è che si è rotto niente, una società che ha dei canoni, e noi prendiamo esempio la nostra proprietà, dobbiamo avere anche un modo comportamentale che è giusto, che vada oltre il calcio. È chiaro che il tifoso richiede oggi il risultato immediato, per cui però noi dobbiamo guardare anche questo aspetto, che è importante, perché oggi un calciatore, un addetto stampa è un dipendente, e il dipendente si deve associare mentalmente a quello che è il programma, all'educazione, a tutto ciò che la società in alto dispone. Quindi, fa riferimento anche all'esclusione di Fall di questa partita? Ma faccio riferimento anche all'esclusione di Fall, perché con molta sincerità, Fall è venuto da noi, voglio dire, non è che avesse fatto 80 gol a campionato, veniva da 4 stagioni con 20 gol, però voglio dire, i ragazzi sono tutti sullo stesso piano, se ci sono delle regole vanno rispettate, ma è giusto che sia anche così. Cioè, se a me il dottor Serra mi dice che devo mettere la camicia, la devo mettere. E poi è chiaro, capisco, chiedo scusa al tifoso, ma noi dobbiamo guardare anche questi aspetti, che secondo me è una crescita, è un aspetto anche molto importante. Abbiamo avuto il piacere di vedere in questa settimana delle società blasonate, dove c'è, insomma, una situazione lineare, molto lineare, e quindi dobbiamo prendere atto per fare un progetto importante. Io sto a discutere parte di regole, giustamente all'interno di una società devono esserci, ma un fallo in particolare, quali regole avrebbe infranto? Ma innanzitutto, guardi, ci sono delle situazioni, spero che lei capisca, che non è corretto, perché noi dobbiamo mantenere anche un'etica. Però sia la società che Fall sa perfettamente, ma non che io non lo voglia dire, io è un ragazzo che rispetto, ho voluto e ci tengo. Che noi sappiamo quello che ha detto Fall. Però le dico una cosa, oggi i miei ragazzi erano seduti vicino a noi, Fall non era vicino a noi. Io capisco che Fall l'anno scorso era qua, però ci sono delle regole, se una società dà degli input, non è perché uno si chiama Fall o Platini, capisce? Perché quando è arrivato, voglio dire, Zidane alla Juve, era Zidane, ma doveva avere delle regole. Però la decisione è stata presa anche prima, secondo me, di metterlo fuori in tribuna, ma probabilmente per altre situazioni.
Io ho trovato non tanto bello, mi piace essere schietto e chiaro, che sui social è stata attaccata la squadra e lui da capitano, perché una fascia bisogna prenderla e sapere cosa vuol dire, lui mi sembra che lo sappia, doveva, bastava che avesse detto, perché se andiamo a vedere il calcio, noi abbiamo un match analyst, cioè fallo. Voglio dire, come Forgione, è successo, ha sbagliato un gol, come oggi Ardemagni, no, non è stato molto fortunato, però non vedo perché dobbiamo attaccare il gioco, questo, palla, cioè, noi abbiamo un mister che sicuramente ha una sua intenzione di gioco e dobbiamo rispettarlo. Cioè. Come se ne esce da questa situazione delicata? Perché, insomma. Con molta intelligenza. Con molta intelligenza, capendo la serietà della società. È chiaro, non abbiamo altre alternative. Io sono convinto che i ragazzi sono tutti amareggiati. E in questo momento, magari invece che farci bene la pausa che c'è stata, per noi non è stata così ottimale. Però molti tifosi vengono. Quello che noi non riusciamo a capire è la modalità di quello che si esprime durante l'allenamento, con tutto il rispetto per la squadra avversaria, rispetto a quello che facciamo in campo la domenica. Direttore, per chiudere, poi lasciamo. Prego. Ci pare di capire che anche dopo le ultime prestazioni il posto della panchina di Ezzo comunque è ben saldo, lo avete rimarcato. Le chiedo perdono. Allora, una società che rispetti, che si rispetti, perché le porto un esempio, mi scusi, ma quando il signor Spalletti e il signor Giuntoli sono andati a Napoli, trovavano i cartelloni, vattene via, gli hanno rubato la macchina. Se non crediamo in un progetto, non si può costruire un qualcosa. Ci pare di capire che la posizione di Salatiezza è ben salda, è anche un modo per iniziare a costruire da oggi il futuro del Chieti, magari non in quest'anno, c'è una resa dei conti, ma quello, siamo bandiera bianca, ci salviamo, l'anno prossimo si punta a fare qualcosa di meglio, con delle scelte diverse. Può essere un'idea? Un'idea no, perché noi crediamo sempre in quello che facciamo e quindi vediamo, valutiamo. È chiaro che arriveremo a programmare quello che bisogna programmare, questo senz'altro. Ultima cosa, falli in tribuna anche la prossima partita, la prossima derby. Guardi, questo è un aspetto tecnico che il mister giustamente deve considerare. Invece per quanto riguarda appunto la programmazione per la prossima stagione, visto che voi parlate sempre di un progetto che non si fermerà a giugno di quest'anno, quali possono essere le altre figure, spostandoci un attimo dalle questioni di campo, da confermare per la prossima stagione? Chi è che in questo Chieti merita la conferma? So che non va bene, chi ha i coglioni, chi ha le palle di capire che indossa la maglia del Chieti Calcio, questi sicuramente, chi no fuori, perché si devono prendere anche le loro responsabilità, perché quando abbiamo costruito eravamo in audice, giustamente oggi scendiamo, ma penso che la squadra bene o male sia quella che è stata costruita a luglio, a giugno, luglio e così via, dove tutti ci credevano e anche loro, e mi sembra che la piazza ha risposto bene e li ringraziamo, perché abbiamo fatto una serie di abbonamenti, abbiamo preso dei giocatori, nel mercato di riparazione abbiamo preso dei giocatori importanti, perché anche la piazza abbiamo sentito, rumoreggiava e eravamo in sintonia su alcuni giocatori, quindi siamo intervenuti. Quindi è chiaro, in questo momento paghiamo il risultato. E io più di tutti, per due motivi. Primo, perché ci tengo alla città di Chieti, e secondo per la mia professionalità e per il mio modus operandi di serietà. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.